prima di entrare nel merito del nostro ragionamento, e quindi poi discuteremo su tutti gli aspetti, da quello tecnico a quello che forse potrebbe essere anche alla fine gli obiettivi finali di quello che stiamo facendo. E vi volevo presentare qui Riccardo Annucci. Della natura del sangue. Quando mi sono candidato segretario generale in uno dei programmi più importanti, dei punti più importanti del mio programma si chiamava Giustizia e Verità, poi finito con un applauso che penso sia noto a tutti, iniziava proprio con il volantino che noi scrivemmo l'8 luglio dell'83, come sa, quando io non ero neanche in polizia, per difendere i colleghi che liberarono, dei nostri che liberarono il generale Di Dosia. E siamo l'unico sindacato che ha a cuore realmente le sorti di coloro che lavorano su strada e che cercano di difenderli. Perché difendere un collega o difendere i colleghi non significa magari lavorare dietro le quinte del sistema per fargli avere una promozione, per fargli avere un encomio o qualcosa. Significa difendere la funzione che noi sviluppiamo tutti i giorni su strada. Avete forse in questi anni, per quanto molti di voi potranno maledire questo, sentito un altro sindacato utilizzare una parola, salvo, è stato leggermente così, il vecchio Maccherone, ma chiunque altro dei sindacati maggiormente rappresentativi usare una parola per il caso Adroani, Cucchi, per il caso Narducci o d'altro, no, se la guardano bene. Perché è lì che c'è da difendere il collega, c'è da prendere delle mazzate, c'è da mettersi contro il sistema. Ma qui il problema allora non è tutelare l'interesse di una persona per avere in cambio un consenso. Del consenso, per quanto riguarda, credo, di interpretare lo spirito di tutti, ci interessa relativamente, o quantomeno arriva, se non in secondo, addirittura in terza, in quarta posizione. È la funzione che va tutelata. Il collega su strada va tutelato per quello che fa, cosa che non abbiamo oggi, né dalla formazione né dalla tutela sostanziale in termini di diritto e in termini di coraggio. Questo è il problema. Il collega va assolutamente sostenuto. Noi svolgiamo una funzione delicatissima. Noi lavoriamo con la metà del cielo negativo, sia come persone sia come eventi, perché noi non lavoriamo per far fiorire le margherite. Potrebbe essere un bellissimo lavoro, ma noi non lavoriamo per quello. Purtroppo dobbiamo andare a sporcarci le mani con quella che è la malerba, l'erba spinosa della nostra società, con la quale a volte, lavorando con la quale ci pungiamo. E lavoriamo purtroppo anche con eventi che sono come questo, il tuo. Ed è fondamentale che le persone potessero avere anche delle funzioni, in questo caso NBC, cioè che si rendano conto di fronte a certi eventi. È stata la tua capacità, l'intelligenza, di comprendere che c'era un rischio, che era importante, perché dal momento dello schianto a quando esplose non c'era nessuno intorno. Poi le circostanze avranno aiutato, perché magari non c'erano condizioni. È stato possibile far defluire, ma quando ti sono venuto a trovare all'ospedale mi ha risposto subito immediatamente. E per fortuna che è stato possibile far defluire, perché se no le avrei fatti scendere e far scappare via. Però bisogna avere le idee chiare quando si arriva e rischiare, perché purtroppo devi dire per fortuna guardare dall'altra parte. Per fortuna stavi guardando. Tu sei anche il compendio della follia
che muove i nostri colleghi che lavorano su strada per una manciata di lenticchie e l'ingratitudine atavica e congenita del sistema. Che se invece di tutelarci ci avversa. Però nonostante questo si va. Ti sei forse posto il problema quando è arrivata la chiamata che c'era questo? Quando hai visto cos'era successo di dover dire me ne sto lontano, manco bugazza, perché qui c'è da rimettersi la pelle? Perché qualcuno si tira indietro per una chiamata per la P9 armata? È questo che voi temete? No. Temete l'ingratitudine, un avviso di garanzia ingiusta, un attacco quando arrivano vigliaccamente e ci colpiscono la schiena, ingiustamente. Questo è. E queste sono le bandiere che mi fa piacere avere a fianco Riccardo. Sono proprio, credo che tutta la comunità debba essere orgogliosa e non debba mostrare orgoglio sui quotidiani perché c'è da prendere in termini di immagine, ma lo debba fare sostanzialmente. E le persone che sono su strada, che rischiano, in ogni momento possono lasciarci la pelle, possono rischiare perché ogni angelo che raggio finiamo alla sbarra. L'importante è avere un sistema dietro che ci tuteli. Questa è la nostra follia, tu sei, voglio dire, il simbolo. Grazie a tutti. Non è solito parlare a così tanta gente, quindi perdonatemi un attimo se sono emozionato. Sicuramente è stato un evento eccezionale, tutto, sia per quanto accaduto, sia per la portata del danno. Però, sinceramente, prima da poliziotto che da persona, capita la situazione, avevo due scelte, o tirarmi indietro e comunque avrei fatto il mio dovere da poliziotto. Però ora, al di là che non abbiamo la gratitudine da parte delle istituzioni e quant'altro, io personalmente ragiono in questo senso, io esco, vado a svolgere il mio mestiere perché devo tornare a casa e stare con la coscienza a posto. Secondo me il dovere morale di ogni persona, soprattutto che svolge un lavoro speciale come il nostro, deve essere principalmente questo, avere comunque la coscienza pulita nel momento in cui si ritorna a casa al termine del servizio, qualsiasi esso sia stato, insomma. Io non ho esitato, nel senso che ero consapevole di quello che sarebbe potuto succedere. Certamente nessuno immaginava la portata del danno, che è stata inverosimile. Purtroppo c'è stata una concausa di eventi, nel senso che il tir che conteneva il GPL si è urtato, un altro tir che conteneva solvente, quindi c'è stato concorrente e combustibile. Purtroppo la sfiga nella sfiga non è pianificabile, però nei limiti del possibile comunque io da persona, prima che da poliziotto, non me la sarei sentita, cioè di lasciare tutte quelle persone in balia di quello che poteva essere poi alla fine un'ecatombe, perché insomma la portata del danno la conosciamo tutti. Ho fatto il possibile, nonostante fossimo l'unica volante al momento dei fatti sul posto, abbiamo agito di iniziativa, la simbiosi con il mio collega ha fatto sì che i danni insomma si limitassero a dei feriti, ecco, che non ci siano stati esiti peggiori. Le mie ferite sicuramente sono ferite importanti, ci vorrà ancora tanto tempo, tanta terapia. Ho appena terminato controllo periodico qui presso l'ospedale Bufalini Cesena, procedo bene, ci vorrà tanto tempo, tanta fisioterapia e comunque c'è anche tanta volontà di voler ritornare al lavoro, perché insomma
la natura nostra è quella, quindi certamente avrò qualcosa da raccontare ai miei nipoti quando vedranno le ferite. Io spero solamente che quanto accaduto sia da monito anche a tutti gli altri colleghi e sia da stimolo per poter continuare a migliorarci in tutto, sia come addestramento, sia come volontà di continuare a osare, perché comunque il cittadino, anche il più riconoscente, quando gli tendiamo la mano non ci dirà mai di no. E quindi questo deve essere motivo per continuare a farci andare avanti, al di là di quelli che sono i rischi. Quando ci siamo arruolati lo sapevamo tutti a cosa andavamo incontro, forse sicuramente qualcuno che si è arruolato molti più anni di me aveva altre problematiche, sicuramente peggiori, terrorismo, Brigate Rosse e quant'altro. Adesso i tempi sono cambiati, ma abbiamo anche altre problematiche e fa sì che ci dobbiamo adeguare e non ci dobbiamo far demoralizzare da quello che possono essere gli ostacoli sia a livello burocratico che a livello proprio materiale, perché comunque il nostro è un lavoro fondamentale, cioè senza di noi non ci sarebbe democrazia, non ci sarebbe nulla, quindi possiamo prendere tutte le bastonate che vogliamo, ma l'importante è che la mattina ritorniamo a fare quello che ci piace fare. A prescindere dalle conseguenze, l'importante, come ho detto prima, è stare sempre con la coscienza a posto. Grazie.